ci sono delle stampe che rappresentano come si faceva il battiloro nel 1700. Effettivamente il battiloro come lo svolgiamo noi adesso è nella stessa maniera di come veniva svolto nel 1700. Già 2000 anni avanti Cristo c'erano tracce dei battiloro. Qui a Venezia è stato importato da Bisanzio nell'anno 1000. Ha conosciuto il maggiore splendore intorno al 1700, poi si è avuto mano a mano il declino fino ad arrivare all'800 che praticamente sono spariti i battiloro. Verso gli anni 20 dei parenti di mio papà decisero che oltre a rivendere la foglia d'oro volevano anche produrla. Allora chiamarono dei battiloro dal Piemonte e questi insegnarono loro questa attività e quindi questo laboratorio di battiloro sta funzionando dal 1926. Ho imparato, credo ancora, quando ero nella pancia della mamma. Questo è un lavoro scuola dove tu impari solo lavorando e non ci sono libri, non ci sono spiegazioni, depliando e poi guardare dove e come fare questo mestiere. Ovviamente c'è una tecnica particolare, viene appunto tramandata un po', diciamo così, da maestro a maestro. Diciamo che siamo gli unici a farlo nella maniera tradizionale, dalla prima lavorazione fino ad arrivare alla fine, cerchiamo di essere i più coerenti a quella lavorazione che ci hanno tramandato nei secoli i battiloro. I passaggi per trasformare i lingottini o le lamine d'oro in foglie d'oro sono davvero tanti. Si parte dalla fusione, laminatura, poi c'è il taglio della lamina, l'acconfezionamento della carta pergamino con i pezzettini di oro. Dopodiché avviene la fase più importante della battitura manuale con i martelli che vanno dai 3 agli 8 kg e finita la tecnica di battitura viene fatto il taglio e confezionamento della foglia finale. Da quando esiste l'azienda, il filone aziendale principale è la decorazione artistica. Poi successivamente abbiamo deciso di ampliare il business, abbiamo creato l'oro alimentare, ovvero l'oro 24 carati, sia in foglie che in pagliuzze. Successivamente poi negli ultimi 5 anni abbiamo costruito questo nuovo filone aziendale che è l'oro cosmetico, abbiamo creato una maschera facciale anti-age e una linea estetica per make-up e nail decoration. Il lavoratore artigiano vuol dire che praticamente si è sempre in sfida con tutti, nel senso che ormai essendo rimasti soltanto noi qui come artigiani e tutto il resto è industria, è logico che noi dobbiamo cercare di avere un prodotto che sia appunto un'eccellenza rispetto a quello che può essere il prodotto industriale. Adesso hanno trovato la cosmesi, l'alimentare eccetera, poi si potrà passare a qualcos'altro. Cercheremo di studiarlo, cercheremo di farlo e cercheremo di vincere anche queste sfide qui.